Negli ultimi anni si è imparato a riconoscere meglio la sclerosi multipla. Facciamo un po' il punto sui progressi sia sul fronte della diagnosi sia su quello della terapia con il professor Giancarlo Comi. Allora, professore, quali sono i progressi da questo punto di vista? Ci siamo trovati un paio di mesi fa a Filadelfia per discutere di nuovi criteri diagnostici, cioè sulla necessità di accelerare ulteriormente il momento della diagnosi, perché è chiaro che se vogliamo prevenire i guai dobbiamo trattare precocemente e ciò presuppone una diagnosi precisa e precoce. Il processo di questi nuovi criteri è in evoluzione ormai finale, tra poco verranno pubblicati questi nuovi criteri, che ci consentiranno, direi, in almeno il 60-70% dei casi di far diagnosi già in occasione del primo attacco, un cambiamento veramente importante e la premessa fondamentale è proprio per le strategie di terapia che andremo ad usare. Dal punto di vista degli strumenti diagnostici, questi nuovi criteri si avvalgono sempre più ovviamente della risonanza magnetica, la possibilità di esplorare diversi segmenti del corpo, in modo particolare la possibilità di andare a esaminare anche i nervi ottici, il midollo spinale, la corteccia cerebrale, le lesioni della corteccia, sono tutti elementi nuovi che aumentano la nostra certezza diagnostica e quindi sono di grande riscontro. Ecco, passiamo invece al fronte della terapia. Quali sono diciamo, i farmaci consolidati che si utilizzano attualmente e che risultati danno? L'elenco è veramente molto lungo perché partiamo da dei farmaci, come dire, tradizionali, iniettabili, interferoni, glatiramer acetato, passiamo attraverso quello che è stata una delle grandi acquisizioni da un punto di vista anche fisiopatologico per il suo meccanismo d'azione molto peculiare, che è il natalizumab, arriviamo ai primi farmaci orali che hanno in qualche modo modificato anche l'accesso alle terapie, la loro facilità d'uso e finiamo infine con gli anticorpi monoclonali. Avevamo già, oltre al natalizumab, alemtuzumab, adesso abbiamo altri due anticorpi monoclonali che vengono ad aggiungersi a questi farmaci e che rendono molto più ampie le nostre possibilità di trattare la malattia. E, oltretutto, proprio si compone una specie di arco di potenza terapeutica che va. Lo dico sempre, va dalla possibilità di andare ad intervenire con lo sfollagente, la pistola, il mitra, il missile e se vogliamo anche la bomba atomica. Quindi abbiamo un ampio spettro. Come usare tutto questo? Come riuscire a ottimizzare il trattamento? Con quali strumenti approcciare il problema? Diventa oggi fondamentale. E qui è un problema non solo di disponibilità di strumenti, ma anche di organizzazione. Abbiamo lanciato a novembre la European Shock Foundation, che ho l'onore di presiedere, ha lanciato questa campagna per le unità di terapia della sclerosi multipla, MS Care Units, in analogia un po' come le disease units per lo stroke, le stroke units, perché siamo convinti che dovendo maneggiare con cura alcuni interventi farmacologici è anche fondamentale che noi siamo in grado di avere tutti i complementi di assistenza e organizzazione per monitorizzare il trattamento. Pensiamo a farmaci appunto come i monoclonali, recentissimamente ocrelizumab è arrivato, è un farmaco approvato pochi giorni fa da FDA per quanto riguarda la forma sia ricadute remissioni che le forme primarie progressive. E qui pongo l'accento su queste forme primarie progressive perché è la prima terapia per le forme primarie progressive di malattia. Oggi, quindi, per usare bene questi strumenti occorre avere centri di infusione molto ben organizzati, una serie di test di laboratorio immediatamente disponibili, uno stretto monitoraggio con risonanza magnetica, potenziali evocati, OCT. Quindi la necessità di prevenire le complicanze che con terapie potenti sono sempre all'ordine del giorno. Tutto ciò richiede grandissima competenza, però dall'altra parte apriamo per il paziente veramente un'epoca nuova e apriamo potenzialità prima impensabili. Ecco, l'ultimo farmaco approvato in ordine di tempo, l'ha citato prima, è ocrelizumab. Che risultati si ottengono con questo farmaco e per quali pazienti indicato, in quale fase della malattia si utilizza? Beh, questo è un farmaco che va attraverso tutti gli strati della malattia, tutte le fasi, lo possiamo usare nelle forme a ricaduta di remissione, dove è stato in grado di ridurre la frequenza degli attacchi in modo estremamente elevato
anche in confronto fra l'altro con un trattamento attivo, più del 50% di riduzione della frequenza degli attacchi, una netta efficacia nel prevenire l'accumulo di disabilità. E da qui addirittura un'efficacia anche qui altamente significativa per quanto riguarda la protezione dalla progressione di disabilità nelle forme progressive di malattia. Ovviamente in queste forme di malattia tutti i farmaci perdono una parte della loro efficacia, però finalmente ne abbiamo uno che è stato statisticamente e significativamente efficace in questo ruolo così complicato e difficile, quindi anche per i pazienti con forme progressive, quelli che hanno già la disabilità, oggi speranze veramente nuove.